È Matteo Zucchi, il campione italiano turismo TCS. Al termine di una sequenza ininterrotta di risultati utili, dove ha contato, tra l'altro, 3 vittorie e 4 piazzamenti sul podio, con l'ultimo proprio a Monza, il pilota bresciano conquista il titolo tricolore alla prima uscita tra le Leone Cupra Station Wagon. Un passo importante nella sua carriera che si avvia con la vittoria delle monomarca Seat Supercoppa nel 2009, il titolo di vice campione 2011 nel Lamborghini Super Trofeo ed alcune stagioni meno fortunate sempre tra le Gran Turismo. Mi sono trovato nelle Gran Turismo in Lamborghini perché ho avuto delle persone che hanno creduto in una maniera in me che sinceramente non mi aspettavo. Non pensavo neanche di poter essere, di poter correre con queste macchine, quindi mi reputo un fortunato perché non ho mai avuto la possibilità di stare lì, chiaramente per budget. Ho vissuto quegli anni, mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni, e però poi mi chiamavano ma non c'erano le condizioni per poter far bene perché insomma macchine un po' così diciamo. Però ringrazio comunque chi mi ha dato la possibilità. E poi ho avuto anche dei problemi fisici negli anni a venire, cose che non andavano bene. E insomma, è un concatenarsi di situazioni che quando la vita magari non ti gira le spalle, ti gira le spalle proprio davvero dappertutto. Per me lì è stato molto difficile. Il riscatto vincente arriva perciò con la vittoria del campionato italiano turismo TCS ed al termine di una stagione dove Zucchi è parso spesso controllare un certo vantaggio prestazionale. Non è proprio così perché è stata tosta. Diciamo che in alcuni momenti forse rispetto ai miei avversari ho rischiato meno, però in alcuni momenti ho rischiato anch'io tanto. Diciamo che sono sempre partito nelle primissime posizioni in qualifica e questo chiaramente ti aiuta. Ho fatto 5 pole position, questo partendo davanti è un grosso vantaggio. Non sei mischiato, non perdi secondi magari nelle prime parti iniziali di gara e anche lì puoi ragionare un po'. Diciamo che me la sono un po' costruita, ecco. Matteo Zucchi riconosce perciò con grande sportività ampi meriti ad una lunga fila di avversari e partendo da chi gli ha conteso il titolo fino all'ultimo round. Sicuramente in primis il mio diretto avversario Giovanni Attuè, che ce la siamo battagliata fin dalla prima gara, quindi lui sicuramente per primo. Poi c'è stata Alessandra Brena, anche lei molto brava, molto veloce sempre. Sandro Pelatti, che ha pagato un po' la prima metà di stagione, ma nella seconda metà di stagione è stato sempre comunque lì davanti, insieme a noi. E Paolo Palanti è sempre stato costante, quello che poteva portare a casa l'ha portato a casa. E ci sono dei ragazzi, secondo me, molto validi, velocissimi, come Nicolo Oliana. E anche i fratelli Sciaguato sono cresciuti tanto. Sapevo che verso la fine del campionato alcuni aspetti si sarebbero livellati. Così è stato, ma lo sapevo già. Ma ci sono diversi ragazzi che secondo me sono bravi, sono giovani e quindi vabbè, il futuro chiaramente è la loro parte. E dal podio del campionato italiano turismo TCS al secondo e terzo posto finale Giovanni Altoe ed Alessandra Brena analizzano una stagione che li ha visti grandi protagonisti. Matteo, una botticina di fortuna, ok? Perché ho fatto 3 ritiri, uno a Misano in cui ero primo, avevo già vinto la gara, a 3 minuti alla fine mi è esplosa la gomma, problemi con tutti i controlli della macchina, sono dovuto fermare. E le altre 2 al Mugello per colpa mia, insomma un po' di fortuna, più continuità e è stato più bravo, lo ammetto. Però con gli anni di esperienza che c'ha lui, insomma dai, sono felice insomma. Secondo me Matteo ha avuto molta costanza, quindi è stato quello il suo punto forte perché è riuscito in tutte le gare a restare fuori dalle bagarre importanti, quindi evitare contatti che ci hanno penalizzato e riuscire a ottenere sempre dei buoni risultati, se non sempre delle vittorie, comunque degli ottimi risultati ad ogni gara e questo l'ha portato comunque ad ottenere la vittoria, quindi complimenti davvero a Matteo. L'ultima gara a Monza ha poi celebrato la 3ª vittoria per Nicolo Oliana. Per il 19enne pilota veneto una stagione da incorniciare, anche se le assenze per motivi di studio gli hanno negato la lotta al titolo.
Ovviamente sì, quello dispiace un po', ma l'importante sono più che il campionato alla fine è guardare i risultati di quelli che ho fatto, cioè le vittorie e i piazzamenti che comunque mi hanno, penso di poter dire insomma, di essere sempre stato tra i più veloci in questo campionato e soprattutto di essere cresciuto tanto dall'inizio di quest'anno e sentirmi un pilota diverso con molta più esperienza e quindi sono davvero contento di questa stagione e poi finire la stagione con una vittoria è fenomenale, è un'emozione indescrivibile.